Sabato 4 gennaio. Siamo provati. Abbiamo preso il passeggino. Finalmente. Ordinato. Mamma mia, è stato lunghissimo, però sono soddisfatta. Tu sei soddisfatto? Sì, io sì, sono molto, molto contenta. Ah, peggio di un parto? Non lo so, questo te lo dirò a marzo. Ci siamo. È arrivato. Finalmente, dopo quante... Un mese, due mesi. Un mese e mezzo. Il 4 di gennaio era. Quando siamo andati a fare la prima prenotazione e ci avevano sbagliato l'ordine. Ci sono stati un sacco di problemi tra ritardi dovuti a Natale, il trio che volevamo noi, che non ce l'aveva nessuno. L'hanno dovuto ordinare apposta per noi. Ma adesso, con questa giornata di sole che fa caldo a febbraio, è arrivato! Andiamo a ritirarla. Venite con noi. È arrivato! Oh, abbiamo appena ritirato tutto e adesso stiamo cercando di infilare le cose in macchina e io ho seri dubbi che possa entrare tutto, ma ce la faremo. Tetris! E noi non entriamo? Sì! Aspetta. Allora, questo qua davanti. Dove vai? Eccoci. È entrato. Andiamo a casa così facciamo questo unboxing. Finalmente. Allora, eccoci qua, tornati a casa. Ci siamo. È il momento che abbiamo atteso per tanto tempo. Un momento importante. Il momento importante, facciamo un piccolo riassunto di quello che è successo. Noi abbiamo ordinato a gennaio, c'è stato sbagliato purtroppo l'ordine. Il colore che volevamo noi è richiestissimo, quindi non è arrivato per un sacco di tempo. E abbiamo rischiato di dover prendere un altro trio. Un beige. Sì, cashmere. Cioè, cashmere beige. Praticamente bianco. E adesso vedrete cosa abbiamo scelto noi. Vi diciamo il modello innanzitutto. Abbiamo scelto un Inglesina Aptica. Vabbè. System 4 Aptica. E andiamo a vedere in cosa consiste. Secondo me sarà molto più veloce di quello che pensiamo noi. Vabbè, ma la parte difficile è capire come si apre, come si richiude, come si abbassa, come si alza. Tutto come da una pizza in faccia. Comunque, secondo me invece sarà già tutto montato. Vediamo qua. Apriamo questo. Che emozione! Ci sta la parte questa qui, che è per la macchina. Noi siamo anche ignoranti in materia, quindi... Cioè, sappiamo come è fatto un passeggino. Di certo è il primo che compriamo. Oh mio Dio. Questo che cosa sarebbe? Questo è l'ovetto per la macchina con il riduttore per il neonato. Oh, che bello. Guarda. Questo va sull'ovetto? Sì, c'è anche, vedi, il parasole per l'ovetto. Questo è quello che va in macchina. Questo è quello che va in macchina. Come vedi c'è anche il riduttore per le varietà. Quindi da subito si può mettere, perché è già per i neonati. C'è il riduttore per la testa, vedete? Poi piano piano più diventa grande più tu levi i pezzi. E alla fine dovrebbe arrivare a quanti chili? 13 chili di bimbo. Quindi un sacco di tempo ci dovrebbe durare. Beh, 18. Non abbiamo montato niente. Niente, cioè, già fatto, finito. La cosa bella è che abbiamo comprato anche l'attacco per la macchina. Quindi non dovremmo ogni volta mettere la cintura di sicurezza intorno al seggiolino per l'auto, ma ci sarà proprio un attacco di sicurezza che non fa sballottare l'ovetto. Lo metto da parte? E quello, il parasole? Ho delle difficoltà. Incastra? Ok. Pa. E questo è il famosissimo parasole. Ma vi piace questo colore che abbiamo scelto? Ma non si vede benissimo. Non si vede. Allora, passiamo al prossimo. Dall'ovetto non si capisce benissimo che colore abbiamo scelto. Ve lo facciamo vedere bene. Che altro c'è qua dentro? Poi questo qua io lo so che cos'è. È sempre il proteggisole. Sì. Per la pioggia, tutto, no? Sì. Tieni. Grazie. E poi abbiamo questo. Che cos'è? Ah, è un para un paragambe. Sì, questo è il paragambe. Ah, questo sì, paragambe. Eccolo qua, vedete. E poi? Ah, questo è della culletta, della navicella. È la copertura della navicella. Ah, bello. E poi? Che cos'è? Il? Boh. Amore, questo è il passeggino. Comunque, il colore che abbiamo scelto, signori e signore, è
nero, il passeggino sarà tutto nero, nero e grigio. Sì, ci piaceva molto nero, abbiamo parlato di altri colori, ci siamo confrontati io e Federica, però, ma alla fine il nero ha vinto su tutto. Quando Alessandro ha aperto il catalogo dell'inglesina e ha detto amore, questo c'è stato proprio subito un colpo di fulmine, anche perché questo va bene per tutti i bambini che, se Dio vuole, verranno dopo, quindi certo, maschio e femmine che saranno, abbiamo già il trio che va bene per tutti quanti. Poi l'inglesina è un'ottima marca, quindi speriamo che resista. Va bene, quindi questo è il passeggino vero e proprio. Passeggino che però non ci serve per adesso. Quindi amore, visto che l'hai aperto, richiudilo. Ma che era chiuso? Eh sì amore, qualcosa hai fatto per aprirlo. Questo sarà un problema. Addirittura? Ci saranno le istruzioni, non rompere niente cortesemente. Ha fatto un click? Ah, forse qua. Vai. Oh, vedi? Guarda che questo stava là che dentro. Non lo so, stava lì dentro. Pezzi. Poi, la cosa bella è che in questo sistema dell'inglesina c'era anche questa parte che è molto importante, ovvero quella che si chiama la base. Perché quando voi tornate a casa e magari il bambino si è addormentato nella navicella, invece di lasciarlo nella carrozzina, che comunque le ruote sono state all'esterno, magari un po' sporca, voi potete semplicemente staccare la navicella e attaccarla a questa che è la base, si chiama lo stand up, ma è una base dove il bambino sta incastrato, e quindi da navicella diventa un lettino vero e proprio. Io ho un po' i miei timori perché non so quanto è stabile. Vogliamo aprire? Vogliamo vedere? No. Passiamo a questo qua che è, che cos'è? Credo sia la cappotta della, sì, la cappotta della navicella. Mystic Black si chiama il colore che abbiamo scelto, è bellissimo. E adesso il pezzo forte, che è in realtà il pezzo che ci servirà subito. È difficile capire i pezzi a cosa corrispondono. Mazza quanto è grossa. È enorme, è enorme. Proprio perché in teoria deve durare tanto, nel senso che ci può dormire per tanto tempo. Oh Lidone, hai visto? È arrivata Mystic Black come te. È tutto nero. Questa è la navicella, che è la parte che serve a noi subito. Guardate quanto è grossa. Questa si chiama la culla. Ma dentro ci sta il lettino. E ha una particolarità questa culla, perché il lettino ha una parte che si chiama il welcome pad, ovvero un rullo di tessuto imbottito che può essere spostato a seconda della lunghezza del bambino per dargli sostegno sotto alle gambine. Per farlo stare con le gambe alzate. No, alzate, però capito, sotto tipo al ginocchietto. Ci ha detto che fa bene alla circolazione. Le gambe alzate. Ma non so, alzate così. Ma amo. No, se te metti il bambino le gambe così, però lo fai stare un po' più alzato per la circolazione. Avete capito, no? E poi che cosa c'era? Ti ricordi invece sulla testa? C'era un buco sul cuscino. Sì. Per non far venire la testa piatta. Sì, per la plagiocefalia. Plagiocefalia. Bello, quindi abbiamo già finito. No, devi montare, devi aprire quello là. Certo, ci serve il telaio, okay. E provare a incastrare le parti. E questo lo va montato perché... Vedete dove clicca? Forte. Ah, questa è semplice, eh? Ora dobbiamo vedere come si attacca e stacca dal telaio, okay. E se il telaio è già montato poi, tra l'altro. Senti, lo rimetti qua dentro questo? Transizione. Eccola la transizione. Vediamo questo. Wow. E voilà. E voilà. Allora, telaio. Forbici. Aiuto. Dai, è già montato per forza. Facilitateci la vita. Vediamo fuori. Attenzione. Leva il cartone. Dentro come c'è un va? Pezzo. Saranno le ruote. Senti come profuma. Oh. Oddio, come mai? Oh, Dio, è bellissima. Ma che cos'è? No, è profuma di buono. Hai sentito? Manuale di istruzioni dell'inglesina. Ci sono delle cosine da montare. Forbici. Pezzo. Guarda quanto sono grosse. Va aperto, senza romperlo. Non si apre. Allora, push, allora. Push, push. Secondo me sono qua. Questo, amore, qua, open. Eccolo. Ora, qui va attaccata questa parte. Mi sto cavando bene. Tu devi attaccare questi due agganci qua. E dovrebbe fa click. Così dice. Fa click? Sì. Bravo. Ok, una volta fatto il click, ah, questo qua, questo qua, questo qua. Esatto. Qua c'è un buco. Ci dobbiamo infilare le ruote. Meno male che è facile. Non è qua? Poi controllare che girino le ruote. Controllato? Ok, fermo. Allora, che devi fare click. Ok, l'altra faccio io. 10
diciamo che è entrato, non ho sentito un click, però. Ok. Giriamo? Sì, gira. Poi, senti un po', questi qua dove vanno? Qual è il piruletto? Aspetta. Io non ho visto piruletti. Lo vedi? Ah, proprio attaccato alla carrozzina. Ok. Fatto uno, fatto due, ok? Giù. Delicatamente. E adesso dobbiamo attaccare questi, esatto. Fatto. Abbiamo fatto tic. Perfetto, poi tu ti sei seduto sulle istruzioni. Adesso, amore mio, credo che sia giunto il momento. No, bisogna ancora sistemare questa. Va bene. Ci hanno consigliato di evitare di metterci cose troppo pesanti su questa parte del passeggino e anche sul manico, perché ci hanno detto che la gente ci mette la spesa nel passeggino e si distrugge il passeggino così, perché non sono fatti per portare la spesa ma solo i bimbi. Fatevi un carrello per la spesa. Ora io direi passiamo ad attaccare il cosino dell'acqua. Fatto. Ora io metterei subito la navicella, la culla. Bravo amore. Tocca capire come si aggancia. Ecco. Che bella che è, mamma mia. Allora questa va così. Nel frattempo qua si è fatta notte, eh? Così. Poi questo dove andrà? Ma le istruzioni ce l'abbiamo più? Sì, ce l'abbiamo. Volevo andare intuito. Tieni. Come va questo? Non capisco dove stanno gli agganci. Intanto questo fa così. No. No, qua c'è qualcosa che non va. Beh. No, però è così, eh. Cioè, è così. Che ne pensi? Io penso che sia giusto. Abbiamo sbagliato qualcosa, mi sa qua, vedi? Ma io non capisco qui, c'è un errore, perché guarda, così, ecco. Ecco. Ok, dopodiché va messa la parte semplice. Che cos'è? È la copertura per questa parte qui. Per tenere a caldo i piedi. Ok, fatto. Alla tesa. Bella. Questo per i piedini. Questo come va, scusa? Amore, questo lo lasci così. Se fa freddo lo attacchi qua. Quindi quando il bimbo sta dentro addirittura attacchi questo, in modo che non entri il vento. Insomma, ci sono diversi modi in cui potete metterlo per coprire il vento. Si vede? Perché poi il nero si sporca meno facilmente. Furbia. Ti piace? Poi? La cosa bella è che questa navicella ha una manopola qua sotto che poi tirate, girate e il lettino nella navicella si alza. Così il bambino può stare con la testa più su, più giù, capito? Fa questo figo. Giochino così. Qua, dove sta la mia mano, c'è una levetta, tirate su e si sgancia. Pigiate qua e scende. Molto, bella molto scelta. Bella. Siamo molto soddisfatti e poi ragazzi il manico è mio. Quanto mi piace. Abbiamo scelto questo modello dell'inglesina anche perché ha il manico regolabile in altezza. E visto che io sono un po' nanetta e Alessandro è molto alto, vabbè, compensiamo. In questo modo ci possiamo regolare. Sì, perché insomma, in effetti gli alti starebbero gobbi, i bassi starebbero così, quindi conviene. Questa comunque è bellissima. Bella scelta. Noi ringraziamo i nonni. I nonni, grazie. I miei nonni. Genitori. E i miei genitori. Che ci hanno fatto questo regalo e davvero grazie mille, ne faremo buon uso. Siamo molto contenti anche perché mancano ormai pochi giorni. Ci siamo ragazzi. Alla nascita e eravamo davvero preoccupati che non arrivasse in tempo. Anche perché l'ospedale non ti manda fuori con il bimbo se non hai questa navicella. Vogliono controllare la navicella. E poi adesso lo sapete che c'è l'obbligo del sistema anti-abbandono per la macchina? Vero, la so. Abbiamo comprato questo qua, Baby Bell. Ci è stato consigliato da una mamma e praticamente come funziona? Funziona con l'accendisigari. Perché alcuni funzionavano con il cellulare, però poi io dicevo, ma se il cellulare è scarico, se te lo sei perso e tutto, non va bene. Mentre questo qua è sempre attaccato in macchina e quindi è più sicuro. Anche se io ho le mie perplessità perché quando io spengo la macchina si spinge anche ad accendisigari e quindi non funzionerà più. Lo studieremo per bene perché questa è una cosa davvero molto importante. Ci hanno detto anche che va lasciato in macchina un foglio che ne certifichi la validità del prodotto, che devi portare sempre con te insieme al libretto della macchina. Se non ce l'avete e dovete comprarvelo, vi lasciamo il link qua sotto in descrizione, magari lo volete acquistare per voi o non lo so, per qualcuno che ha dei bambini e non ce l'ha ancora. E noi che facciamo? Vabbè, per ora montiamo questo, poi gli altri pezzi col tempo. Io direi sì, gli altri pezzi adesso li rimettiamo nelle buste e li lasciamo da una parte. Io direi che il video finisce qua, monteremo poi l'attacco per la macchina in un momento successivo, quindi magari lo vedrete su Instagram, seguiteci su Instagram Lost in Family. Mi raccomando, mettete mi piace a questo video per supportare questo passeggino che è il passeggino del futuro.
futuro. E non questa family, soltanto il passeggino. Sì, il passeggino, dai. Ragazzi, manca pochissimo, quindi iscrivetevi, restate con noi e vi aggiorneremo su tutti gli stravolgimenti che stanno per arrivare. Ci siamo, ma soprattutto, riuscirà papà a tagliare il cordone ombelicale? Io credo di sì, ho fiducia in te. Ce la farà il nostro eroe? Ce la farà. Scopritelo in un prossimo video. Ci vediamo prestissimo, ragazzi. Ciao. Ciao. Ci siamo dimenticati di farvi vedere come si apre e si chiude. Papà ci fa vedere come si apre la navicella. Vai. Così, semplicissimo. Bottone qua, bottone qua. Bravo! E andiamo a passeggiare.